Ciao, sono Valda Londra. Oggi sono qui per aggiornarvi sulla campagna No More Peach Tree. La Peach Tree, come la conoscevamo, non esiste più. Ci sono ancora donne poco vestite, ma non scoprono più il seno. Questo dopo 2 anni e mezzo di campagna iniziata da Lucy Ann Holmes, che io intervistai più o meno 2 anni fa. In Inghilterra, il più diffuso giornale del paese è pieno di foto di uomini vestiti che fanno cose, governano il paese, vincono medaglie, fanno i James Bond e poi mostrano una foto enorme di una donna in mutande che mostra le tette agli uomini di tutta la nazione. Cosa stiamo insegnando alle nostre figlie e ai nostri figli sul ruolo della donna nella società? Per favore, supporta la campagna No More Peach Tree. Grazie. Più di 200.000 persone hanno risposto e hanno aderito a questa campagna. Anche una parlamentare, Caroline Lucas, ha chiesto che venisse legalizzato che un giornale come il The Sun non potesse avere questo tipo di foto sulla sua rivista. Finalmente l'estate scorsa il The Sun, la versione irlandese, aveva mandato in pensione, diciamo, la Peachtree, e adesso a gennaio 2015, anche in Inghilterra, non esiste più. Esiste ancora, ma in modo diverso. Vi faccio vedere. Una piccola vittoria, come se fosse un passo avanti, sicuramente, però ancora il sessismo nel media esiste e ancora comunque il The Sun può essere considerato un newspaper sessista. Quindi per ora è un grosso passo avanti, ma c'è ancora molto da fare. Qui da Londra è tutto, un saluto e a presto.